Don Marco Rulli è ordinato presbitero nella concattedrale di Pergola. Il vescovo Andrea, oggi Don Marco sei l'eletto perché hai saputo rispondere alla chiamata di Dio, all'invito alla festa con senso di responsabilità e voglia di partecipare. Mensa Sostengo, uno sguardo sui numeri, sulla partecipazione alle esperienze che ogni anno si rinnova e propone nel cuore dell'estate occasioni di incontro. Sabato 28 ottobre, seconda edizione per la Camminata Solidale organizzata dalla Fondazione Caritas. Due importanti appuntamenti per gli insegnanti di religione della nostra diocesi. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Dopo 10 anni la nostra diocesi ha un nuovo presbitero. Sabato 14 ottobre è stato ordinato nella concattedrale di Pergola Don Marco Rulli. Ce ne parla Marco Gasparini nel prossimo servizio. Sabato 14 ottobre nella concattedrale Sant'Andrea di Pergola Marco Rulli è stato ordinato presbitero per l'imposizione delle mani del nostro vescovo Monsignor Andrea Andreozzi. Durante la solenne celebrazione, alla presenza di tantissimi fedeli del sindaco di Pergola e dei sindaci dei comuni dove Don Marco ha prestato servizio, il rettore del seminario regionale di Ancona ha presentato il candidato Rulli per la sua ordinazione, attestandone che ne è degno. Nell'accogliere Don Marco come nuovo presbitero, il vescovo ha voluto sottolineare, richiamando il Vangelo, come nella Chiesa ci sono buoni e cattivi, luci ed ombre, problemi e prospettive, ma al buon Padre Dio interessa la veste che portiamo, la veste bianca, l'abito della festa che oggi Marco indossa, ovvero l'invito a ritrovare il bello e il buono che c'è in ognuno di noi. Caro Marco, proseguito il vescovo, dovrai essere pronto a tutto sia in tempo di fame che in tempo di abbondanza, sia in tempo di tranquillità che in tempo di precarietà per testimoniare la grazia di Dio. Oggi Don Marco è l'eletto, colui che ha saputo rispondere alla chiamata di Dio, all'invito alla festa, con senso di responsabilità e voglia di partecipare, di starci dentro. Costruisci un banchetto dove possano sedersi anche i nemici per riconoscersi tutti figli e fratelli. Il dono della tua vita renda la tua persona un uomo della pace, della domenica, che sappia avvicinare le persone per farle partecipi della mensa del Signore. Dio ti invita a stare nella sua tenda, ha concluso Monsignor Andreozzi, e quando sarai stanco sarà Lui a preparare per te il banchetto, quando non ne potrai più. Ti farà riposare nella sua tenda, non rifiutare il suo invito. Dopo la celebrazione, i giovani della diocesi hanno voluto dedicare a Don Marco una versione inedita della sua canzone Il Cinghial Campa, cavallo di battaglia di tanti campi scuola e serate di animazione missionaria. Infine, la comunità di Pergola ha offerto a tutti i presenti un momento di fraternità nei locali parrocchiali. E da Pergola ci spostiamo al centro pastorale diocesano per dare uno sguardo ai numeri della Mensa Sostengo organizzata proprio al centro pastorale diocesano dal 28 luglio al 27 agosto da Caritas diocesana. La prima novità di quest'anno ha riguardato il fatto che il servizio di distribuzione dei pasti è tornato a svolgersi in presenza. Grazie alla disponibilità della diocesi insieme all'ambito territoriale sociale 6 con il sostegno della Fondazione Carifano, tramite il progetto Reti Solidali e i fondi CEI 8 per 1000 è stato possibile allestire una sala per pranzare seduti a tavola. Altra scelta importante è stata l'attenzione all'ambiente, non si sono utilizzate infatti stoviglie usa e getta, dal punto di vista economico oltre che ambientale sono state recuperate eccedenze alimentari da esercizi commerciali per un valore complessivo stimato di circa 10.262,71 euro. Da sottolineare anche il ruolo fondamentale dei molti donatori che scelgono di sostenere la mensa con una donazione diretta in denaro oppure donando cibi pronti. Nei 30 giorni di mensa sono stati 102 i volontari che si sono alternati nel servizio, quasi sempre mettendosi a disposizione per più giorni, con una presenza media di 19 volontari al giorno. Sono stati ben 52 i volontari con meno di 35 anni, a evidenziare quindi una bella risposta dei giovani. I volontari si sono spesi in 2.349 ore totali di servizio, divise fra la cucina, l'accoglienza e l'animazione, il servizio ai tavoli, le consegne dei pasti e il recupero delle eccedenze.
hanno beneficiato del servizio della mensa sostengo 127 persone, per lo più over 45. Dei 127 ospiti, 50 hanno cittadinanza italiana. Hanno usufruito dei pasti, per lo più i componenti di nuclei familiari, e nei 30 giorni di mensa sono stati serviti o consegnati 4.506 pasti, circa 150 pasti al giorno, 894 pasti in più rispetto al 2022. Per chi era impossibilitato a fermarsi è rimasta comunque la possibilità di chiedere il pasto da asporto. E continuiamo a parlare di Caritas, perché la Fondazione Caritas Fano organizza per il secondo anno, sabato 28 ottobre a Serrungarina, la passeggiata solidale. Il ritrovo è previsto alle ore 15 al parcheggio dell'agriturismo al Mandorlo per iniziare la passeggiata ad anello di circa 2 ore, facile e alla portata di tutti. La passeggiata sarà l'occasione per presentare il progetto Cloud Cura Lavoro e Orientamento per l'Uguaglianza delle Donne, che Caritas ha dedicato alle diverse forme di aiuto per le donne in situazioni di vulnerabilità, seguite dal centro di ascolto diocesano. Per la partecipazione alla camminata è prevista una donazione minima di 10 euro, gratuito per i bambini, e le iscrizioni online sono già aperte tramite la compilazione del form sul sito caritasfano.it, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie. Al ritorno è prevista la possibilità della pericena all'agriturismo al Mandorlo, previa prenotazione tramite il form di iscrizione. Tutte le donazioni andranno a sostenere il progetto Cloud, che rientra tra quelli sostenuti quest'anno dalla Fondazione Carifano. Raccogliendo infatti la cifra stabilita di 10.000 euro, la Fondazione Carifano raddoppierà le donazioni ricevute versando altri 10.000 euro e permettendo così di avviare percorsi di accompagnamento e sostegno alle donne in difficoltà. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato. Per tutte le informazioni e le prenotazioni è possibile consultare e mandare una mail, consultare il sito caritasfano.it e mandare una mail a info@caritasfano.net. E cambiamo argomento. Per i docenti di religione della nostra diocesi sono in programma 2 importanti appuntamenti al centro pastorale diocesano. Sabato 2 dicembre alle ore 16 l'incontro col vescovo Monsignor Andrea Andreozzi, e invece sabato 21 ottobre, sempre alle ore 16, l'incontro formativo La Bibbia, la cultura e la vita. Condurrà l'incontro Giovanni Santarelli, autore del libro La Bibbia, l'antico Israele e la Chiesa. Sarà un momento per riflettere, ascoltare la parola di Dio, ascoltare tutti, ascoltare il tempo che viviamo, per essere capaci di aiutare i ragazzi a leggere il tempo che stanno vivendo. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire le nostre edizioni su fanodiocesi.it, fanodiocesitv.it e sulle nostre pagine social. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.